Ci siamo. Partita Roma contro Padova Bulls. Ravd Padova Bulls. Esatto. Allora, sono decisamente sulla carta favorite le ragazze del Ravd Padova Bulls, che le chiameremo RPB per abbreviare. Quattro palloni contro i due di Roma. Tiro secco della Zanon. Io modifico i punteggi. Altri quattro palloni però stavolta per Roma. Provano il doppio tiro. Eliminata Magdalena Fumagalli. Tre palloni, parità di numero. E hanno l'obbligo di tiro le RPB. Prova un tiro sull'esterno, sulla Zanon. Rischio! Sì. Un po' Sorbaruso. Scrocchiamo un po' di te a Marco Dradi. Giorno. Non me la sei colta. Attenzione, riparte subito la Orgiu. Cambiato da te a te nero. E da quando okay. È cambiato da te nero è molto. La Ferriola intanto è stata eliminata. Gli è arrivato un pallone, ha provato la catch. Sarà Carraro. Sarà Carraro. La Zanon. Scusate, ma la divisa mi ha ingannato. Dai. Zanon prova il tiro insieme alla Carraro stavolta. Entrambi tiri fuori bersaglio. Oh, allora? Va che ti spetta un pugno. Avanza all'esterno destro di Roma. Chiedo scusa, purtroppo non sono a conoscenza dei nomi. Essendo una squadra new entry del campionato. Colomba difende. Gli rimbalza la palla dalla Zanon, alza la testa, vede il pallone arrivare, prova la catch, ma sbaglia. Come ha detto Vicky, ne hanno 3-3-3-3. Tiro sulla Orgiu, che scansa di lato. Manolizza con a retriever questa volta, passa la palla alla Carraro. Quattro palloni, tiro doppio. Schiva entrambi i tiri. Tiro della Roma, tre palloni. Margot si difende bene e evita. Quattro palloni, RPB. Due tiri fuori bersaglio. Catch della Zanon. Che ormai ci ha abituato. Posso confermarlo personalmente. dalla partita precedente. Non proprio personalmente, ma dopo una catch contro i Delta. Ok, invece, non era catch. Giorgio Tasselli l'ha visto, dato che era a distanza di un metro approssimativo. Il tiro viene dichiarato come non cacciato, bensì ha rimbalzato e poi è stata presa, ma la giocatrice di Roma è uscita lo stesso e quindi la kill è venuta. Fucilata sul piede sinistro scoperto. Questa catch invece è valida. 4 contro 2, 4 palloni a 2. Ogni persona in campo ha un pallone. La ragazza di Roma viene eliminata.
riparte, aggressiva, tiro, altra catch di Jozanon, oppure anche direttamente sul loro sito. Esatto. Di nulla. Salve a tutti pubblico. Un saluto da un pugliese. Si è sentito, salve a tutti. Difesa della Fumagalli, minaccia, si scopre esterna sinistra di Roma. Attimo di strategie, tre palloni, RPB, tiro della Fumagalli, fuori bersaglio. Quattro tiri, quattro palloni, doppio tiro, la Fumagalli riparte. Tiro non va a segno. Quattro palloni. Può arrivare un tiro doppio. Provano. Camilla Pege si difende bene. Palloni a centrocampo si scambiano di posizione. Attenzione! Si difende la Jozanon. La metà partita devo capire che c'è. Quanto vi rompiamo lo Swiss? Oh. La Jozanon non perdona. Si scoprono i ragazzi di Roma davanti alla riga dei tre metri. E lei ne approfitta. Fucilata delle cave. Fucilata della Margherita che però difendono bene. Eliminano la Ferioli, un altro tiro. Ah, scrivono Forza Roma dai ragazze. Tifo per la squadra di Roma da casa. 3 contro 5. Eliminata Schettino Nobile? Nobile? Due contro 5. Quattro palloni. Doppio a sinistra, sembrava difesa e invece no, è stata eliminata. Provano in tre, un attimo di rabbia, ci sta, però finisce il set 2-0. Per l'RPV 2-0. Abbiamo da una parte la Fumagalli, la Orgiu, Sara Carraro, tre giocatrici della nazionale FOM, anche la Jozanon, nazionale Klopp, che quest'anno sta provando anche FOM. Dall'altra parte è una squadra di rookie, quindi è più che plausibile, anzi stanno facendo anche la loro figura a mio parere. Allunga la mano Genovese è stata eliminata. Tre palloni, tiro della Fumagalli. Missile, non perdono. Ietta, mi sembra. Traietta. Ah, ok. Doppia eliminazione, sia la Fumagalli, sia Colomba. E all'improvviso, in campo, 4 contro 4. Si difende Orgiu. Un'eliminazione dal lato Roma, su un tiro della Carrara. Catch della Zanon. La seconda. Rimasta da sola, contro 5. Tiro. Catch della Margherita Fumagalli, che anche se esce dal campo, non importa perché il set è finito. Cosa ne pensi? L'RPD ha un anno. Padova Bulls. Sì, RPD. Basta, perché sennò il nome è infinito.
eliminazione. Ma lei ne ha viste le uova di squalo? Di una giocatrice del Roma Dodgeball. Doppio tiro ed eliminano un'altra giocatrice della Roma Dodgeball. Tanto io i nomi non li so, quindi. Stimato di Fumagalli. Tiro sulla fascia, doppio tiro. Provano a eliminare una tra la Carraro e la Zanon. Clienti scomode, molto molto scomode. Fuori da Genovese. Difesa della Zanon viene quasi cacciata. Ma non ce la fa. La colomba. Che decide di prendere il volo. E fa così. Con una palla in mano gli arriva un tiro. Non si fa spaventare e la catcha. 4-0. Ovviamente non si sa mai. Tutto può succedere, però. Esatto. La partita è molto, 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 molto in salita. Esatto, molto. Tiro della Zanon, manca il bersaglio. Tiro corto. Quattro palloni, RPB, decidono il tiro. Tira colomba, sul 2. Doppio tiro al centro della Carraro e della Orgiu, ma ottima schivata. Catch della Fumagalli. Doppio tiro su Fumagalli che balla sul filo della riga laterale, ma riesce a rimanere in campo. Possono ripartire. Riescono a far da esca e ottenere un altro pallone. E quindi, con 5 palle, vanno al tiro. Sul bersaglio con la palla. E chiamano la kill. Tiro non facile da vedere come eliminazione. E la colomba. Un'altra catch. È una catch con eliminazione, ma è comunque una catch e quindi dà ancora una speranza. 1-4, catch sulla Zanon, sulla Orgiu. Evita i palloni, aggressiva, tiro corto. Cinque palle, lato RPB. Tirano assieme in 2, difende bene. Non vuol demordere. Molti tiri. Molti tiri, ma la giocatrice riesce a schivare ogni singolo tiro. Le evita tutte, anche con qualche difesa. E adesso può ripartire. 3 palle in mano. Un tiro. La Ferioli mette un punto e dice basta. 5-0. Quanto ha detto? 5 minuti più o meno. Mancano 5 minuti al no blocking.
Te lo devo catturare io? No. Tiro! Catch di seconda sulla Fumagalli! Ottima reattività dalla parte delle ragazze di Roma. Doppio tiro. Entriamo fuori bersaglio. Può provare la Margot. Mamma mia! Wild catch. Un attimo, le squadre rallentano, si controllano, si studiano. L'ho visto, che cacchio. Ragazzi. Sei. Contro 3. Tiro sulla Fumagalli. Ci siamo. Eliminata delle cave. Due contro 5. Una catch potrebbe ribaltare set, ma viene chiamato il no blocking. Non ci si può più difendere. Tre palle a testa, o meglio, per squadra, tre di qua, esatto, e tre di là. Partono al tiro. La Ferioli prova. Incrociato. Ma non entra. Sarà Carraro, parte, eliminazione, tiro dito sull'esterno, altro tiro sull'esterno, c'è un po' di confusione, Camilla Peggio eliminata, purtroppo si difende dimenticandosi che è no blocking, eliminata, chiudono il set a 6-0. Penso Francesco. 5
Brava!
Ancora tua!
Quanto stanno? Torniamo con una piccola telecronaca per l'ultimo minuto di partita, con il punteggio di 10-0 per Padova. Roma ha sofferto la dinamicità degli avversari. No blocking, forse? No. Ah, l'arbitro ha fermato il gioco per sapere se la ragazza stesse bene. Se ne inizia a fondo campo. 37 secondi alla fine. Obbligo di tiro per Roma, che riesce a eliminare una giocatrice. Situazione di parità. No. Una eliminata per Roma. Obbligo di tiro per Roma. Nulla di fatto. La Fomagalli è pronta per contrattaccare. No blocking. No blocking, 4 contro 3. Vediamo se Roma prova ad ottenere il suo punto. Eliminata Fraietta. 4 palloni per Roma, che però è rimasta con 2 giocatrici. La Fumagalli non è intenzionata a lasciarle un attimo da sole. Catch di Padova, che però esce fuori con il piede. Adesso è Panunzi contro tutti. Panunzi contro tutti. E il catch mette fine a questa partita, 11-0 per Padova.